Buongiorno Smart Italia, tutti i giorni vi raccontiamo il paese che non si ferma nonostante questa emergenza Covid. Oggi siamo in compagnia dell'ingegner Curcio, capo struttura missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco dell'Aquila Biondi, il sindaco Mucciante del comune di Castel del Monte, l'assessore Aquilio, assessore al turismo dell'Aquila, Gianluca Garro, esperto di comunicazione presso la struttura di missione, Patrizia Consolo, progetto Restart Abruzzo, un progetto Restart Abruzzo di un programma Restart che oggi ci porta un'importante novità, quasi 24 milioni di euro per 9 progetti, un rifinanziamento su 9 progetti per l'Abruzzo. D'altra parte con questo nome non potevamo che ripartire. Ingegnere, buongiorno, ci dica cosa è Buongiorno, successo buongiorno. oggi. Ma intanto oggi abbiamo riunito questo comitato d'indirizzo del programma Restart. Io voglio per primo punto ringraziare il sindaco Biondi, il presidente della regione Marsilio, i rappresentanti dei territori del cratere, perché vede, la parte politica oggi al diverso livello è certamente la parte più soggetta a pressioni e dover gestire il rapporto diretto, costante, continuo con i cittadini e poi occuparsi di mandare avanti la macchina, amministrativa con, le risorse che si ha è veramente un'impresa difficile. Quindi io voglio ringraziarli perché hanno comunque consentito di portare avanti dei progetti che certamente sono per il territorio, ma che comunque oggi effettivamente appaiono quasi distanti rispetto delle problematiche che viviamo in maniera molto, molto più presente e cogente. Quindi hanno fatto degli sforzi importanti, così come devo dire l'ha fatta anche la struttura di missione, per cercare di dare non solo un segnale concreto, abbiamo portato 9 progetti, in realtà 8 sono stati a vario titolo licenziati, diciamo così, per il successivo iter che vedrà l'approvazione, mi auguro, rapida del CIPE, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che sono progetti che partono dal territorio, progetti per il territorio a diversa, come dire, sviluppo. Ci sono progetti appunto relativi al PIT, ci sono progetti sulla parte di mobilità elettrica, ci sono progetti importanti sulla parte dello sviluppo Gran Sasso. Insomma, sono 8 quelli sui quali ci siamo espressi favorevolmente, uno che, sul quale ci torneremo perché c'è bisogno di un'analisi anche più approfondita, e questo come senso di responsabilità anche del territorio. Ci si è posto il problema se tutti i progetti che erano stati pensati prima di questa gestione emergenziale potessero andare avanti così, o se c'è un attimo anche di riflessione per capire se alcuni fondi che sono oggi ancora a disposizione non possano essere impiegati in maniera differente, perché certamente questa emergenza segnerà il territorio abruzzese, ma non solo il territorio abruzzese, tutto il territorio nazionale. Quindi è stato fatto uno sforzo importante, lo abbiamo fatto nelle modalità con le quali anche oggi ci stiamo collegando, che non è privo di criticità, devo dire, perché certe volte le discussioni hanno anche bisogno di una mimica di prossimità, ma ci abitueremo tutti ad utilizzarli in maniera proficua. E quindi questo è quello che abbiamo fatto oggi. Continueremo senz'altro con la stessa caparbietà, anzi forse con una caparbietà addirittura maggiore, con la stessa determinazione, perché noi dobbiamo dare anche dei segnali concreti al territorio di attenzione, perché questi sono fondi che poi arrivano sul territorio. Ingegnere, grazie. E in effetti in questo momento è importante anche guardare ad un obiettivo e assumersi anche la responsabilità di tutto quanto possa succedere attorno pur di raggiungere, quindi creare un senso di comunità e di istituzioni che si stringono attorno ad un obiettivo, specie in una condizione di emergenza. Sindaco Biondi, lei la vediamo impegnata in prima linea su questa emergenza Covid per tutta la sua comunità, le vediamo anche tramite i social tutte le attività che fa. Eppure noi stiamo mandando avanti, lei sta mandando avanti anche questo progetto di investimento sullo sviluppo post-ricostruzione che riguarderà il suo territorio. Sì, guardi, è una sorta di nemesi della situazione che abbiamo visto nel corso del terremoto del 2009, dove io facevo il sindaco da un'altra parte. Cioè lì ci mancavano le case,
e avevamo bisogno di dare continuamente messaggi di quotidianità, di normalità, sembrerà paradossale, per cui feste, spettacoli, riti, messe celebrate dentro le tendopoli, scuole fatte dentro le tende. Oggi abbiamo il problema esattamente all'opposto, cioè dare segnali di normalità mentre tutti sono blindati dentro casa, e anche in questa si declina l'attività amministrativa. Quindi da un lato c'è l'emergenza sicuramente, che assorbe molto, che tira con sé moltissime energie, dall'altro c'è la necessità di dare segnali che comunque l'attività amministrativa ordinaria va avanti, perché noi dobbiamo continuare a far percepire ai nostri cittadini la verità, che le emergenze sono degli accidenti nella storia delle persone e delle comunità e non sono, diciamo, l'ordinarietà. E per cui attraverso questi messaggi cerchiamo di dare anche messaggi di speranza, di ottimismo ai cittadini, che il giorno dopo che potranno riuscire fuori casa, rincontrarsi, riabbracciarsi, rivivere i luoghi, rifrequentare gli spazi che erano abituati a frequentare, nel frattempo tutto questo tempo che abbiamo aspettato quasi sospesi nel vuoto non è stato vano, ma è stato improntato ad un lavoro costante. Ecco, infatti diamo un messaggio di ottimismo rispetto a questo comitato di stamattina. Che cosa è emerso per quanto riguarda il Comune dell'Aquila? Ci sono progetti importanti? Beh, tre sono fondamentali. Uno riguarda l'implementazione del piano di sviluppo per il Gran Sasso, la nostra montagna, il nostro comprensorio, uno dei luoghi più belli del mondo. Il piccolo Tibet l'ha definito qualche giornale, adesso non ricordo esattamente quale, sono 9 milioni e 3, 3 milioni e 8 circa per la mobilità elettrica, questa grande trasformazione green che sta facendo la città dell'Aquila. Siamo stati il primo comune d'Abruzzo in cui ha cominciato a circolare un autobus elettrico, ne abbiamo già acquistati 6 nel frattempo, abbiamo aggiudicato la gara per la trasformazione dei mezzi dalla trazione tradizionale all'elettrico, e l'altro è il collegio di merito, 4 milioni e 3 per questo progetto che stiamo portando avanti con Università e Gran Sasso Science Institute, che riguarda una sorta di studentato diffuso per sublimare questa vocazione dell'Aquila, che è una città della formazione e della conoscenza, su cui dobbiamo lavorare molto. Io credo, insieme alla mia amministrazione, ma insieme ad altri soggetti istituzionali, che i cambiamenti che il mercato di lavoro ci impone con frequenza straordinaria, tanto più se poi si incrocia con emergenze tipo quella del coronavirus, impone di investire su un elemento principale, che è quello del capitale umano, perché le intelligenze, i talenti, la cultura, la preparazione non sono sostituibili. Una macchina può essere prodotta in Italia o può essere prodotta all'estero, in Cina. L'intelligenza non può essere costruita in laboratorio da un'altra parte. L'intelligenza è il frutto della tradizione di un luogo, del genius logico, come dicevano i latini, e quindi investire sulla conoscenza, sulla formazione, diventa un elemento di forza per società moderne e avanzate come quella italiana, come quella occidentale, che naturalmente rispondono a requisiti, a tutele dei diritti ambientali, che in altra parte non sono un elemento cardine della storia di quei luoghi, e quindi possono fare concorrenza sleale da un certo punto di vista. Noi recuperiamo con quello che abbiamo, rispondiamo alla quantità con la qualità. Bene, anche perché uno studentato diffuso riprende una vocazione della città dell'Aquila molto forte, in quanto a formazione, a città della scienza e della conoscenza, come dicono, no, alcune slogan, e con la presenza di centri di eccellenza nell'ambito della formazione. Signor Sindaco Mucciante, buongiorno. Vediamo come sta rispondendo una piccola comunità come quella di Castel del Monte ad un'emergenza Covid. Poi parliamo anche
di Restart Abruzzo e di una notizia che è emersa dal comitato di oggi. Quanti abitanti ha il suo comune? Come sta reagendo a questa stare tutti chiusi in casa? Buongiorno a tutte, grazie per l'invito. Come reagisce? La mia piccola comunità, il mio piccolo borgo, in questi periodi ha 400 abitanti rispetto ai 5.000 che poi incominciano ad esserci nei periodi estivi. La reazione è molto solidale, perché poi ci conosciamo tutti, quindi è facile controllare se c'è qualche intromissione o qualcuno che viene da fuori, c'è un tam-tam tra tutti quanti, abbiamo le forze dell'ordine che controllano il territorio e diciamo per fortuna oggi siamo tranquilli, cioè riusciamo anche ad uscire fuori da casa perché, ripeto, siamo tutti, ci conosciamo tutti, quindi senza salutarci uno dietro l'altro andiamo anche in montagna, andiamo a fare una piccola passeggiata, ma sempre nei limiti di quello che è del rispetto delle regole che sono state emesse, però riusciamo ad essere più tranquilli, si sente meno questa diciamo, sofferenza che invece vediamo poi in televisione nelle città, perché un piccolo borgo ecco, riesce, ripeto, ad essere più unito, più a Certo. condividere di più anche queste problematiche purtroppo. Ecco, il Poi abbiamo programma. visto mascherine, io gestisco come comune una casa di riposo e purtroppo non ho mascherina, non ho sistemi di protezione, ci arrangiamo, ripeto, siamo in pochi, cerchiamo di non far arrivare persone d'esterno alla casa di riposo, abbiamo un po' sigillato, tra virgolette, il paese, però poi ci sono queste difficoltà, perché a raggiungerci è anche difficile, quindi stiamo bene, ma poi Certo, siamo anche un po' più, sindaco, copriamo il limite. ecco, diciamo che la solidarietà è maggiore, riesce a coprire questa emergenza, ma parliamo allora, diamo anche come abbiamo fatto con il sindaco Biondi un messaggio di ottimismo. Voi avete un progetto integrato per il turismo che in modo corale coinvolge altri comuni, fa parte del cratere, fa parte della valorizzazione non solo dell'Aquila, così vuole il programma Restart, non solo l'Aquila ma tutto il cratere di comuni attorno. Quindi ecco, oggi soddisfazione, che cosa prevede molto brevemente questo PIT Terre della Baronia e che cosa è successo oggi a proposito del suo PIT dentro il comitato? Beh, è una soddisfazione perché dopo i primi investimenti fatti nell'area più grande dell'Aquila di 100 milioni di euro, siamo riusciti tutti d'accordo a pensare anche a una ripresa socio-economica anche dei comuni del cratere. Quindi, grazie alla collaborazione del Formez che ci ha supportato in tutta questa iniziativa di condividere quali potevano essere e quali possono essere gli investimenti da fare sul nostro territorio, noi siamo i primi, come comune, diciamo, il sud dell'area del Gran Sasso, che ci siamo messi insieme, Ofena, Villa Santa Lucia, Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio e Castelvecchio Calvisio, tutti i comuni che comunque hanno un territorio all'interno del Gran Sasso d'Italia, abbiamo fatto questo progetto che va secondo me anche a implementare, a completare quello del Comune dell'Aquila che sta investendo anche sul Gran Sasso. Quindi ci troviamo in sintonia e speriamo di poterlo portare avanti tutti insieme questo progetto che non sto adesso dettagliatamente a dirvelo, ma è una bella iniziativa, diciamo che ci dà un grosso respiro e io alla fine del mio mandato, speriamo che sia quella volta giusta, anche questa della fine del mio mandato, lascio ai giovani il futuro di questi piccoli territori montani. Come centro questo sito sul turismo aquilano, qui l'Aquila. E quindi chiaramente dobbiamo parlare del lavoro e dell'opportunità che per noi è stata rappresentata dall'intervento del Formez, che è stato chiaramente soggetto determinante per la realizzazione per la prima volta di un sito turistico per la città dell'Aquila. E questo sito veramente era approdato quasi, io dico quasi perché eravamo chiaramente come work in progress, al terzo step che era quello proprio della realizzazione di una rete di connessione per quanto riguarda il territorio intorno alla città dell'Aquila, proprio perché
abbiamo sempre immaginato una città che non limitasse i suoi interventi nell'ambito dei confini comunali, ma sempre abbracciasse quello che purtroppo ancora oggi è conosciuto come cratere sismico, ma che noi abbiamo sempre considerato come un unicum, proprio perché legato da tradizioni storiche, culturali, e che quindi sicuramente parlare di turismo della città non può escludere assolutamente il fatto di coinvolgere quello che è il territorio all'intorno e all'esterno dei confini comunali. E, però diciamo che questa interruzione della vivibilità e della fruibilità dell'offerta turistica in realtà non si è risolta in una interruzione dell'attività che in realtà noi avevamo in corso, tant'è che anzi stiamo utilizzando, se vogliamo, questo periodo in cui l'attività legata alla recettività purtroppo si è in qualche modo interrotta, con la implementazione invece dell'attività a monte. Quindi proprio in questi giorni stavamo parlando proprio della ultimazione con quelli che sono gli stessi collaboratori del Formez, della parte riguardante il sito relativa alla fruibilità del territorio del cratere. A questo proposito avevamo già fatto diverse riunioni, abbiamo avuto anche diverse interlocuzioni con lo stesso coordinatore, l'ingegner Fico, e quindi in ogni caso stiamo portando avanti tutto quello che già avevamo in nuce. Anche per quanto riguarda la fruibilità, perché noi è chiaro che l'aspetto turistico è quello che in maniera più immediata e prima ancora delle restrizioni ha avuto degli effetti devastanti, perché già nel momento in cui si è iniziato a diffondere il timore, ecco che da parte della cittadinanza e da parte anche di quelle che erano le prenotazioni turistiche c'è stata una forte cautela, quindi prima ancora di conoscere quelli che sarebbero stati poi successivamente provvedimenti di diniego e restrittivi, in realtà la popolazione turistica e anche fruitrice, io parlo non soltanto quindi dell'offerta alberghiera ma anche dell'offerta ristorativa, aveva avuto un atteggiamento molto prudente, quindi nell'immediato abbiamo iniziato ad avere segnalazioni, a constatare in prima persona disdette, quindi un'allerta e un allarme da parte sia degli albergatori sia da parte dei ristoratori, fino ad arrivare poi chiaramente nei giorni che stiamo vivendo ad un blocco totale. Ed effettivamente il turismo è quello che per primo ha avuto ha risentito degli effetti negativi e che per primo deve immaginare un futuro diverso rispetto a quello che noi avevamo prima. Noi abbiamo, usciamo da un'esperienza particolare che è stata quella del sisma. Noi come collettività e come comunità in un primo momento anelavamo a tornare come era prima del sisma, e poi invece noi stessi ci siamo resi conto che nel frattempo noi siamo cambiati e di conseguenza la vita che poi ci si è offerta dopo è stata una vita diversa, e io penso che la stessa cosa succederà. Sì, cerchiamo di essere brevi per cortesia, perché purtroppo abbiamo problemi di rete. Mi dica, assessore, concluda. Sì. Allora, noi stiamo continuando a lavorare su quello che già stavamo facendo prima del blocco, e quindi questo a livello di ufficio, per quanto riguarda la mappatura della città con una nuova segnaletica, per quanto riguarda anche nuovi accordi, sia per quanto riguarda l'attività di promozione, che ovviamente sarà successiva al blocco. Nello stesso tempo stavamo immaginando di utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, come quelli del sito, che attualmente stanno implementando quella che è la comunicazione dell'emergenza, anche con una comunicazione di affezione, sia per quanto riguarda i social che per quanto riguarda i profili istituzionali. Perfetto, assessore, era proprio questo il punto che ci serviva, così coinvolgiamo anche il nostro collega Gianluca Garro, che si occupa di comunicazione istituzionale via social per la struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, dico anche all'ingegnere Curcio. In un momento del genere, quanto può fare la comunicazione attraverso i social, attraverso i punti di incontro dei cittadini, per far sì che i cittadini si sentano in qualche modo vicini le istituzioni in un momento di difficoltà come questo dell'emergenza Covid che stiamo vivendo? Garro?
può assolutamente servire a tanto, anzi io dico che è indispensabile, anche perché in questo momento c'è una grossa difficoltà. La grossa difficoltà è quella di entrare nell'agenda setting in un momento in cui questa stessa agenda setting è del tutto occupata dalle notizie del coronavirus, da giuste anche comunicazioni istituzionali sul coronavirus. Però, e in questo mi allaccio a quello che diceva anche il sindaco, ma che dicevano quasi tutti i nostri ospiti, che praticamente bisogna continuare a comunicare anche qualcosa, quello che si sta facendo, anche se non è direttamente correlato al discorso del coronavirus. Perché? Perché c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di normalità anche per le persone che in questo momento sono in casa, e anche per far capire che c'è una macchina istituzionale che sta funzionando e sta portando avanti dei progetti, come per esempio il progetto Restart, che fanno parte poi anche, perché no, del prossimo futuro, del futuro post-coronavirus. E quindi dobbiamo assolutamente farlo sia sui social, sia sui siti, sia attraverso la stampa, anche se sulla stampa è molto più difficile. Oggi per esempio stiamo comunicando la riunione del comitato di indirizzo di questa mattina, e chiaramente le nostre notizie che ci saranno, però saranno sia nostre, sia di sindaco se vorrà, eccetera, comunque saranno sempre all'interno di una selva di notizie sull'emergenza vera e propria che stiamo portando avanti. Quindi non è facile, ma dobbiamo farlo. Ingegner Curcio, ci dica la sua. Ecco, in questo momento i cittadini hanno bisogno di fiducia nelle istituzioni. Poi anche una battuta al sindaco Biondi, velocissima ve la chiederei, prima di far parlare Patrizia Consolo che ci spiega qual è il ruolo del Formex in questo grande programma di Restart. Prego, Ingegner Curcio. Ma guardi, io farò, come dire, una riflessione più ampia, rapidissima e forse quasi anche un po' intendente e delle comunicazioni, perché noi dobbiamo comprendere che anche l'uso dello strumento social, così come il rapporto con la carta stampata, che ovviamente rappresenta un settore diverso, non è una competizione, perché la competizione non ci può essere tra chi esce e stampa la sera per il giorno dopo e chi ti dà la notizia in tempo reale. Ancora secondo me non c'è veramente una cultura della comunicazione social. Noi abbiamo la tecnologia, ma ancora non abbiamo ben chiaro, come dire, la differenziazione dello strumento. E come io dico sempre, una volta era chiaro, se io volevo mandare una cosa che arrivava col tempo ti scrivevo una lettera e sapevo che tu nell'arco di una settimana, 15 giorni la leggevi. Se avevo bisogno, come dire, di qualche cosa di più rapido ti mandavo un SMS e quindi più o meno sapevo che nell'arco di un giorno, due giorni, tre giorni lo leggevi, e così via fino alla telefonata. Oggi noi ci attendiamo da questi strumenti la stessa performance. Questo è un errore. Noi dobbiamo educarci noi stessi all'uso di questi strumenti, che hanno finalità diverse, devono essere settati in maniera diversa. C'è grande confusione anche sul campo social, dove viene messa la comunicazione istituzionale con la comunicazione del singolo cittadino, e non sempre chi riceve o chi fa, come dire, un'analisi sui social comprende bene la differenza, che una cosa è se te la dice il comune, una cosa se te la dice Fabrizio Curcio, cittadino normale. Ecco, credo che su questo ancora dobbiamo un po' lavorare tutti quanti insieme, perché io credo che il cittadino ordinario, normale, su questo può essere un po' disorientato. Però sempre meglio comunicare di più in vari punti, specie per esempio per quanto è stato per le varie indicazioni da dare alla cittadinanza, che farlo meno o addirittura snobbando alcuni strumenti, fermo restando che quello che dice lei è un percorso, una strada da percorrere. Il sindaco Biondi, velocemente, molto apprezzate queste sue dirette Facebook, raggiungono tantissime persone, lei continuerà ad avvertire i suoi cittadini anche tramite social? Centrali relativo alla comunicazione, tanto più nell'epoca dei social. Durante il terremoto del 2009 non c'era questa diffusione, oggi è molto più frequente, e purtroppo non c'è il filtro. Facebook o Twitter o gli altri social sono il massimo della democrazia, cioè ognuno può scrivere e dire quello che gli pare senza alcun controllo, e quindi la figura istituzionale, che poi diventa punto di riferimento nei momenti di emergenza, magari un po'
un po' meno in tempo di pace, vengono da bersaglio in tempo di pace, diventa punto di riferimento in tempo d'emergenza, deve far sentire la sua voce, dare un'informazione chiara, univoca, sobria, razionale, spiegare comportamenti, norme, privazioni di libertà come quelle a cui stiamo assistendo, e lo deve fare spiegando perché quelle cose avvengono. Vediamo intorno ad un tavolo le varie istituzioni, vari livelli, il Formez è soddisfatto, raccontaci la tua soddisfazione di oggi rispetto a quanto emerso da questo comitato. Patrizia Consolo, lo ricordo, è responsabile del progetto Formez Restart Abruzzo. Dico, abbiamo appreso con enorme piacere oggi l'esito del comitato di indirizzo, che quindi ha visto l'approvazione di progetti che conosciamo bene, in quanto sono stati progetti ai quali abbiamo preso parte con le nostre attività, diciamo, di supporto, di analisi dell'istruttoria prima quindi della presentazione a quello che è il primo, diciamo, porto di approdo, che appunto è il comitato di indirizzo, per poi passare al CIPE, quindi c'è il piano di sviluppo per il Gran Sasso, il progetto mobilità elettrica, a cui appunto abbiamo a lungo lavorato, il Collegio Ferrante d'Aragona, Wayne, Eagles, e aver appreso ovviamente del PIT Terre della Baronia. Vorrei dire che altri progetti sono in corso di, diciamo, di costruzione, quindi di istruttoria, altri progetti integrati territoriali per le altre aree, e in particolare ce ne sono altri 5 in corso di lavorazione, che quindi da qui a breve saranno diciamo, presentati alla struttura. E sono il PIT delle Terre della Pescara dell'area 5, l'altopiano d'Abruzzo, il PIT dell'area omogenea 6, il PIT dell'area omogenea 8, la Rinascita, il PIT dell'area omogenea 7, il Cammino delle Genti, e il ponte tra i parchi dell'area omogenea 2. Quindi, come vedete, insomma, stiamo attualmente lavorando con tutti i comuni coinvolti nei vari diciamo, progetti per giungere a una definizione, quindi poi a una presentazione alla struttura. Devo dire che questa soluzione di lavoro oggi grande soddisfazione, ma oggi nella modalità di lavoro che stiamo attuando la soddisfazione chiaramente è doppia. Non è facile lavorare in back e lavorare in tanti, coinvolgendo quindi più soggetti, non è facile, diciamo, per nessuno, né per loro né per noi, ma ci stiamo riuscendo, quindi la sfida è molto alta ed è diciamo, coglierla è assolutamente vincente in questo momento. Grazie Patrizia, questa modalità l'abbiamo sperimentata in un momento difficile, i momenti difficili danno sempre una spinta e speriamo di portarla avanti e di portarcela come valore anche dopo. Ingegner Curcio, prima di chiudere, ce la faremo? Era solo per attivare il microfono, la risposta è senz'altro ce la faremo. L'Italia è un paese eccezionale. Io mi sono occupato a vario titolo di emergenze oramai veramente da tanti anni e devo dire che stiamo sperimentando a livello nazionale, mi ci trovo molto nelle parole che ha detto il sindaco Biondi. Io sono saltato personalmente nei vari ruoli che ho avuto da un'emergenza a un'altra e mi sono sempre trovato comunità più o meno estese colpite ma reagire con la stessa forza dovunque e dappertutto. Oggi la sfida è epocale, senz'altro è una sfida mai vista, ma noi siamo un popolo particolarmente formidabile, se si può dire così, nelle emergenze come talvolta un po' diciamo, difficile nei tempi di pace. Credo che metteremo in campo il meglio che siamo in grado di fare e ne usciremo, io penso, veramente bene. Grazie. Biondi, al volo, ce la faremo? Dovevo riattivare il microfono, non avevo dubbi. Sì, certo che ce la faremo, ho detto, e ve lo dice la città dell'Aquila, insomma, che da questo punto di vista non è seconda a nessuna quanto a capacità di resistenza e di reazione.
Mucciante, ce la faremo dal piccolo comune del cratere Aquilano. C'è una piccola comunità di abruzzesi, ce la faremo? Sì, ce la faremo, noi siamo forti e gentili, quindi ce la faremo, e piena solidarietà a tutta l'Italia, Lombardia, Veneto, Friuli, tutti quanti, uniti ce la faremo. Restiamo a casa, ma per uscire dopo e avere più soddisfazione possibile. Bene, io ringrazio tutti i nostri ospiti, grazie per questo messaggio di ottimismo che ci avete dato dopo questo incontro di oggi. Tutte le amministrazioni, tutti i livelli amministrativi si uniscono non solo per portare avanti i progetti, come in questo caso di sviluppo di un territorio, ma anche per far fronte in un momento di difficoltà con ottimismo all'emergenza che stiamo vivendo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci.